Ancora una situazione di distacco d'intonaco in città. Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono stati allertati in Via Lorenzo Betti, dove hanno trovato un'ampia porzione di intonaco caduto dall'intradosso del solaio del vano scale. Presente anche un'importante lesione della pignatta sovrastante con un conseguente ammaloramento della sezione dei ferri di armatura. Si è reso necessario l'intervento del funzionario che ha stabilito un'evacuazione precauzionale delle 12 famiglie residenti nello stabile. Il comune e la polizia locale hanno provveduto ad attuare il protocollo di evacuazione per sistemare la situazione. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Nel corso della serata, a seguito di ulteriori controlli da parte dei tecnici a scopo precauzionale, il Comune ha disposto il momentaneo trasferimento delle famiglie che si trovano all'interno dello stabile. A quanto sembra, alcuni hanno trovato ospitalità presso parenti, mentre altri sono stati sistemati all'interno di strutture alberghiere del territorio. Alcuni nuclei familiari coinvolti sono stati alloggiati presso l'Hotel Samba, afferma l'assessore ai servizi sociali Deborah Zacchei. Stiamo monitorando costantemente la situazione. Crediamo che ci saranno novità sulla questione solo ad inizio della settimana prossima. Intanto il comune ha messo un'ordinanza nella quale conferma lo sgombero dello stabile interessato. Entro tre giorni, si legge nell'ordinanza, l'amministratore deve iniziare ad effettuare le opere di messa in sicurezza che vanno ultimate nel periodo di 60 giorni. Inoltre l'amministratore dovrà presentare un certificato a firma di un tecnico abilitato nel quale dovrà risultare che è stato eliminato il pericolo per la pubblica incolumità salvo eventuale proroga. Quindi non si prevedono termini certamente brevi per i residenti di Via Lorenzo Betti, una delle zone che negli ultimi anni è stata spesso al centro dell'attenzione proprio per le questioni abitative.